Ciao amici e cari colleghi, eccomi qua pronta a mantenere le mie promesse, ovvero a presentarvi, come si utilizza la Jamboard da tablet. Nel mio caso specifico è un iPad della Apple, ma il funzionamento è esattamente lo stesso in tutti i tablet. Vado dritta dritta nell'Apple Store e metto nella barra della ricerca Jamboard. Vedete che viene fuori subito, clicco, nel mio caso c'è apri perché l'ho già precedentemente installata. Per chi non l'abbia già precedentemente installata, proceda pure con il download. Apro. E questa è la schermata iniziale di quando la apro. Questi tre trattini che vediamo in alto a sinistra, aprendo, vediamo che c'è. Io sono già loggata all'interno con la mia Gmail. Perché così facendo in un unico drive avrò salve sia le Jamboard che costruiscono il mio tablet, sia le Jamboard che costruiscono il PC. Se noi scorriamo poco più sotto, vediamo questa funzione decisamente importante che è Connect to a Jamboard. Se io clicco esattamente lì, mi permette di collegarmi direttamente alla Jamboard del mio PC. Questo significa che potrei utilizzare il mio tablet come tavoletta grafica, ovvero scrivere nella Jamboard del tablet e vedere tutto quello che faccio nel tablet, ritrovarmelo nel PC molto comodamente, proprio perché non avendo il PC uno schermo touch, il tablet si va ancora meglio nella scrittura. Benissimo, come vedete non c'è nessun file aperto, ho modificato di recente, per cui vado nel solito più in basso a destra, schiaccio pronta per aprirmi una nuova Jamboard. Eccola qua, torno indietro e vado a rinominarla esattamente come faccio da PC. Prova. 1 e rinomina, ecco rinominata, un tac ed ecco che si apre. Come vedete l'impostazione generale è all'incirca molto simile a quella che trovo nel PC. Qui in alto a destra troviamo il tasto di questo piccolo monitor con la freccia dove io potrò, come visto prima, collegarmi alla Jamboard del mio computer. Qui al centro in alto lo scorrimento delle pagine della mia Jamboard, vedete? Se le estendo invece, come per il PC, posso duplicarla e posso eliminarla. La differenza che lo sfondo glielo cambio direttamente da qua, ma gli sfondi sono identici a quelli che trovo nel PC, per cui a palline, a quadratini, a righe, a sfondo grigio o quadratini, a tinta unita di questi due colori. La preferisco comunque sempre bianca. La applico a tutte, chiudo e ritrovo pulita la mia Jamboard. Andiamo a vedere gli strumenti qui a sinistra che vi avevo preannunciato che c'era qualche differenza. Allora, nello strumento penna, vediamo in alto, penna, pennarello, evidenziatore e pennello. Procediamo a fare una semplice prova di scrittura. Ecco qua, vi scrivo un bel ciao. E con la mia cara gommina vado poi a cancellarlo. Vedete che bell'effetto anche che fa? Se voglio cancellare tutto insieme, questa volta dovrò ripremere di nuovo sulla gommina e mi viene fuori la finestrella dove mi chiede se voglio eliminare tutto. Schiaccio clear e tutto viene ripulito. Una funzione decisamente eccezionale che nel PC purtroppo non c'è, ma solo nella versione tablet, è proprio dalla penna. Allora, leggiamo qui sotto Assistive Drawing Tools. Allora, se schiaccio qui si apre questo menu. Proviamo il primo, le lettere. Guardate, mi trasformerà tutta la mia brutta scrittura in qualcosa di più bello ed elegante. Facciamo una prova. Ecco qua, vedete? Mi trasforma tutto. Queste le lettere. C'era un'altra funzione, le forme. Un triangolo poco carino, non l'ho chiuso, scusatemi, lo elimino perché non l'ho chiuso, per quello. Se non chiudo, eccolo qua, vedete, devo chiudere le linee, mi raccomando, chiudiamo le linee. Dai tre pallini io posso duplicarlo e posso cancellarlo. Ok, altra funzione eccezionale, questa mi è particolarmente cara perché non sono un'abile disegnatrice, io posso disegnare una farfallina anche molto bruttina, simile anche a un fiore, ma non so, vedete sotto mi appare cosa significa, cosa vuoi? Vuoi una farfalla?
delle forbici, un fiore, una persona che fa ginnastica addirittura. Io volevo una farfalla in realtà, per cui la seleziono e ecco che la mia farfalla è bellissima. Schiaccio su questa V verde, si chiude lo strumento e mi permette di duplicare o di eliminare. Con lo strumento freccia la seleziono e l'esposto. Eccole le mie due penne. Sempre con lo strumento freccia io posso prendere per eliminarla, vedete in basso? Basta che mi avvicino e io la elimino. Ok? Queste funzioni sono eccezionali. Se voglio tornare la penna, basta che rischiaccio sulla penna. Semplice. Gomma la conosciamo, freccia la conosciamo, laser l'abbiamo già conosciuto da PC, perfetto, estendiamo questo più. Le sticky notes a noi preziose ormai, eccole qua, e vado a schiacciare, eccola qua, e me la fa duplicare, me la fa cancellare con la freccia, io mi avvicino, la posso girare con l'uso delle dita, la posso allargare, la posso restringere, posso fare quello che voglio. Ok, le immagini, molto interessante, cerchiamo l'Italia. Qui se portiamolo a vuoto perché prima avevo fatto una prova, ecco, quindi ci fa cercare un'immagine direttamente da Google, cerco l'Italia, abbasso, mando invio, eccola qua, posso inserire la cartina dell'Italia, ok? Schiaccio la X, abbasso, faccio rientrare il menu e con la freccia io prendo la mia bella Italia e la posso con le dita girare, ingrandire e rimpicciolire. Sto facendo con le dita, stessa funzione dei tappetini. Duplica o cancella, ok? Andiamo avanti, posso caricare dei contenuti dal Drive, posso farmi direttamente una fotografia e caricarla, posso entrare nella libreria delle mie immagini e caricare le immagini che voglio. In ultimo ho gli stickers, ecco qua, un bel feedback sorridente, un bel dito all'insù, ai nostri alunni piace sempre tantissimo. Mi raccomando, ricordatevi che non c'è bisogno di salvare, ci avrete tutto salvo nel vostro Drive. E con questo è tutto. Divertitevi nell'utilizzo della Jamboard. Buon lavoro, colleghi!